commento sulla festa. Quale festa? La festa Cricignano. Guarda la mamma. Dicono che ci sia la festa. Ah, perché ci stanno queste illuminazioni? Pare di sì. Pare che sì, secondo me quando fanno sarà sempre bello. Che voto le dà? Che voto dà a questa festa? Un voto? Ma c'è bisogno pure di un voto a lui. Diciamo che un zero particolarmente tondo. Un 8. Perché? Cioè, per il momento è perché vedo che ci sta una buona organizzazione, anche se non la sto seguendo, sinceramente, però quello che sto vedendo è una buona organizzazione. Ma se a cosa lo dà il voto, scusa? Ma alla gente, alle persone come l'entusiasmo della... infatti, c'è delle persone. Zero dobbiamo dare. Perché zero? Vabbè, la gente si è un po' lamentata, perché diciamo il sabato si è stato un po' vuoto. Se possiamo dire. Stiamo pagando proprio, ci stiamo ridendo. Vabbè, c'era un po' di ballerine, forse qualche giovinotto giusto per andare a vedere, ma diciamo non c'è stata quell'affluenza, si dice. Sì, affluenza, detto pure. Cosa manca per migliorare a Cricignano? Allora, il popolo di Cricignano aspetta solo la statua. Noi portatori, il nostro dovere lo facciamo ogni anno, di prendere il santo patrono che è Sant'Andrea Apostolo e di portarlo portone per portone, casa per casa. La gente più bisognosa ci fermiamo, facciamo una preghiera. Al di fuori di questo noi portatori non possiamo fare niente. Il comitato festeggiamento deve provvedere sempre lui a fare un miglioramento di festa, perché però stiamo andando sempre più indietro. Voto alla festa. Meno 1, meno 10, meno 0. Cioè, un difetto di cosa? Di quale ente? Non lo sappiamo, da chi proviene, noi siamo solo portatori della statua e noi lo facciamo con fede e lo continuiamo a fare per fede finché ci dà la forza il santo. Poi del resto a noi non ce ne importa niente, però noi ci auguriamo che l'anno prossimo la festa viene più bella e quest'anno qua la festa non ci è piaciuta. Giudicare la festa è discreta. Perché? E guardando gli altri anni, il passato e oggi, ho visto un bel cambiamento. Io purtroppo ho tristato da tanti anni e non so che cosa sia successo o sarà successo, non lo so. E neanche lo voglio sapere, che lo porto per una fede mia personale. Poi altre cose non voglio sapere più niente. Secondo me è stata organizzata abbastanza bene, però dipende anche dal popolo, perché ogni anno sempre meno persone ci credono in questa festa, perciò diventa più discreta. Al di là della delusione, che può essere un fatto singolare, ma io penso che la festa di un santo, specialmente dell'Apostolo Sant'Andrea, è una festa in cui noi possiamo ricordare come un uomo è stato capace di imitare e servire Cristo, anche noi siamo sollecitati a servire il Signore anche più da vicino, come lo Stato Sant'Andrea, addirittura fino alla morte. Penso che la nostra testimonianza di fede, portando Sant'Andrea per le nostre strade, per le strade del nostro paese, visitando le famiglie dove si registrano veramente tante sofferenze, tante difficoltà, ecco, Sant'Andrea ci sta a indicare a chi seguire e come seguire, a Cristo che è il modello, la via, la verità e la vita. Dal punto di vista organizzativo, tu che stai da tanti anni qua in questo paese, cosa vedi venire in meno quest'anno? Vabbè, certamente le circostanze ci permettono di registrare tante cose diverse, ma di là di tutto sono quelle organizzazioni molto complesse che logicamente non soddisfano ogni singolo individuo, ma vediamo la complessità e il come noi svolgiamo alcune cose, in modo particolare la cosa positiva di come la Chiesa si sforza anche attraverso questi mezzi della tecnologia, ma allo stesso tempo anche della comunicazione, ecco, nel mondo visivo, di testimoniare e di dare un messaggio alla gente, in modo particolare quello di Sant'Andrea, che in questo momento noi cerchiamo di sforzarci attraverso anche la processione di indicare la strada vera, che Cristo è Lui l'unico individuo da seguire e imitare. No,
una festa che si dice molto deludente. Lei cosa ne pensa in prima persona? Dato organizzatore della festa, credo la delusione sia stata spenta dall'uscita del patrono per le strade del paese. Il popolo risponde come sempre, perché la vera festa, non scordiamo, che è quella di Sant'Andrea. Quindi lui, girando per le strade del paese, facendo le nostre solite preghiere nelle case degli ammalati, di chi ne ha bisogno, portiamo quello spirito e quella speranza di guarigione, di rinnovamento dell'animo. Ecco, voglio ringraziare tutti i cricinianesi per la collaborazione che hanno rinnovato al Santo Patrono e al Comitato Festeggiamenti. Grazie al popolo di Cricignano. Quindi una fede che va oltre la delusione. Ma sicuramente, perché la vera fede è quella del Santo Patrono, lo dimostra l'attaccamento dei portatori e del popolo che aspetta il patrono fuori le proprie case per chiedere una benedizione, un qualunque pensiero per la propria famiglia. Ecco, il senso vero della festa è Sant'Andrea che gira per le strade del paese, questo è. Grazie. Okay. Viva Sant'Andrea! Viva Sant'Andrea! Anche se nessuno lo dice, questa festa porta molta delusione al paese. Allora, facciamo un appello a questa commissione. No, guarda, io l'appello al posto della commissione, io lo farei più al popolo di Cricignano, invitandoli domani sera a disertare il concerto della Manuela Villa, perché onestamente è una cantante che non ha, senza offendere a lei, tanto di rispetto per il papà, ma lei non ha il repertorio, quindi non è una cantante che avrebbe potuto soddisfare il bisogno di Cricignano, dei giovani e di chi, del popolo. Ma è un'insofferenza che però porta altro dietro, non solo la cantante. Guarda, porta tanto rancore, perché comunque è stata, cioè abbiamo raschiato il fondo del barile questa volta, non siamo mai stati così mediocri, così insufficienti qui a Cricignano, perché poi comunque, cioè, il Santo Patrono, il popolo ha sempre risposto dando delle congrue offerte, che quest'anno non so cosa, che fine facciano, perché ci hanno tenuto all'oscuro di tutto fino adesso. La commissione che non chiarisce quali siano i soldi che vengono incassati per la festa. Guarda, questa è una commissione molto ambigua, ma molto molto ambigua. Io ho assistito personalmente a un paio di scene che non sto qui a raccontare, per l'amor del cielo, però non so quanto valgano. Non so quanto valgono, e poi lasciano il tempo che trovano. Noi stiamo sboccheggiando, stiamo solo con la bocca fuori dal fango dietro a queste persone, perché devono andare via. Qua ci deve stare un rinnovamento politico, sia a livello politico comunale e sia a livello anche del Comitato Festeggiamenti, perché qui ormai stiamo a zero, zero, zero. E dell'iniziativa partita dal Campinus, lei cosa ne pensa? Guarda, è stato un bel motivo di protesta, ma bello è fatto proprio per bene, perché comunque dare l'offerta al santo e poi vedere sperperare i soldi dicendo o aumentando alcune cose non va bene. Quindi se c'è qualcuno che ne ha bisogno, io sono molto più contento di dare a una famiglia che ne ha bisogno, e io sono uno di quelle persone che aderirà al Gambrinus dando i soldi al Gambrinus. La continuità, se non fai aria. La continuità.